Questa è la prima mostra delle tre che si fanno ogni anno per il Festival Internazionale di Musica Sacra. Quest'anno il tema del festival è la speranza. Abbiamo pensato tre mostre e la prima è questa, che si intitola Dal grembo della terra. È intuitivo il motivo per cui questo titolo e questa mostra si riferiscano alla speranza. No, la terra è la grande nutrice di tutti noi. La terra produce tutto quello di cui noi abbiamo bisogno per vivere e senza terra non c'è nessun tipo di speranza. Naturalmente questa mostra quindi è una mostra che fa vedere paesaggi, fa vedere alberi, fa vedere boschi, fa vedere però anche fiori, fa vedere anche frutti, proprio come simbolo di questa grande generatività della terra che si lega alla speranza. Abbiamo messo assieme, diciamo, opere di 10 artisti del Nord-Est. Mario Albanese, che è un pittore vicentino molto bravo, qui è presente con 3 disegni, perché una delle ragioni che mi hanno, diciamo così, aiutato in questa mostra è anche stata l'idea di mettere assieme degli oli e dei disegni, perché personalmente ho una grandissima stima del disegno e ogni volta che posso lo faccio vedere, diciamo, ecco perché mi pare che sia veramente importante capire la grande esteticità e la grande capacità del disegno di essere poetico. Ecco. E quindi Mario, che è un grande disegnatore, è presente con 3 disegni. Genesio De Gottardo è un nostro pittore qui pordenonese, di Prata precisamente, anzi di Maron di Brugnera, che ha sempre dipinto per tutta la vita il paesaggio oliventino. Qui ci sono invece 3 nature morte di fiori, perché anche questo era un tema che lui usava molto. E i fiori qui sono proprio fiori, non hanno valore simbolico, semplicemente si fanno vedere nella loro bellezza e a lui interessava far vedere questa quotidiana e familiare bellezza. Franco Dugo è di Gorizia e anche lui è presente con 2 disegni e un pastello. Avremmo potuto fare questa mostra tutta con oli, voglio dire, no? Però, ripeto, mi è sembrato importante, interessante invece far vedere anche alcuni disegni almeno. Dugo è un disegnatore di grande finezza, di grande classicità, potremmo dire, e credo che questo si veda benissimo nelle 3 opere che sono presenti. Angelo Giannelli è il nostro Angelo di Pordenone, e anche lui è presente qui con 2 disegni, anche qui avremmo potuto usare degli oli, ma in realtà se poi si guardano questi disegni, si vede che questa straordinaria bravura, proprio anche tecnica di Giannelli. Ecco, c'è un disegno intitolato L'alveare in cui in maniera quasi miracolosa lui riesce a tracciare una rete metallica di una bellezza e di una verità che secondo me è strepitosa, come del resto è strepitoso anche l'albero che lui fa. Ecco, poi abbiamo Cesco Magnolato. Pittore, incisore, nel 1956 vinse il Gran Premio della Biennale di Venezia per l'incisione, ecco. È presente con 3 piccoli paesaggi, chiamiamoli così, vegetali, 3 piccoli paesaggi vegetali di gusto espressionista, ma lui è sempre espressionista in tutto quello che fa. Matteo Massagrande di Padova è un pittore di grande raffinatezza e credo si veda molto bene, sono 3 quadri piccoli ma molto intensi, di grande livello estetico. Edo Murtic è un grande pittore croato di Zagabria, è presente qui con 2 paesaggi vibranti, forti, molto rapidi nell'esecuzione ma pieni di vitalità. Gina Roma è una nostra pittrice di Oderzo. Gina Roma ha qui 2 paesaggi del suo periodo migliore, che è la fine degli anni 50, primi anni 60. Virgilio Tramontin, non occorre presentarlo, Virgilio è uno dei nostri maestri, diciamo, è un grande incisore, ma è anche un pittore di grandissima bravura. L'unica figura, l'unica presente in mostra è la sua, è questa giovanutta, questa ragazza, che è anche simbolo di speranza, assieme al paesaggio che ha alle spalle. E poi Luigi Zuccheri, che è stato un grande affabulatore della natura, ha dipinto la natura e gli animali per tutta la vita e qui ci sono 3 tempere all'uovo propriamente che sono estremamente emblematiche della sua arte, io direi specialmente la primavera che abbiamo qui alle spalle che è limpidissima, molto bella.